che hai la croce. Satisma è qui con me. Vuoi salutarlo? Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie di Uncharted. Uncharted. Detto Uncharted. Insomma, capitolo 7. Si spengono le luci. Ci eravamo lasciati qua. Abbiamo fatto il furto, abbiamo rubato la croce e adesso probabilmente dovremo scappare. Quindi vediamo un po'. Cercando magari di non morire. Aio. L'indicatore di minaccia bianco si carica quando rischi di essere individuato. L'indicatore giallo segnala che i nemici stanno indagando su movimenti sospetti. Ok. Resta all'esterno del campo visivo dei nemici per rimanere in modalità furtiva. Vabbè. Ok. Andà qui su. Oh. Ho visto qualcosa. Alve. Che era vicino alla torre. Devi farlo cadere a tutti, cazzo. Devi cadere. Ce la può fare, se non devo arrivare laggiù. Non ci si prova. Ma incredibile, ce l'ha fatta. Ai, mi spiga, ma sai. Cos'è stato? Io sto andando tutto a casa, non so dove. Aspettate, andare. Non sparate, mi sono perso! Vaffanculo! Nada, che succede? No. Ah, così si muore. Bene, molto bene. E non lo sapevo, pensavo ce la potesse fare. Portare le pistole. Dove cazzo devo andare? Devo arrampicarmi per vedere meglio. Se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di tutto. Ma non sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo? Non mi sentono, quindi si scappa. Pensavo che passandoli accanto mi sentissero. Prima o poi ti troverò. E ora? Devo fare backup per forza? Dobbiamo andare lì. Invece meno male non mi hanno beccato, pensavo che fossero una luce, cioè una luce di loro, ecco. Me stava a sbagliare meglio. Alle 3, devo andare di là. Il violetto è di fronte. Sì, ok, basta, guardare, grazie. E siamo okay. Dentro. Non è successo niente, nessuno mi ha visto in faccia. Se mantengo la calma uscirò di qui passeggiando. Salve, eh? Salve. Tu non dovresti essere qui. Non sono il solo. Facciamo così. Io non dico niente e neanche tu. Hai una cosa che mi appartiene. E adesso me la darai. Davvero? Beh, l'offerta mi lusinga, ma sono occupato. Ora mi piace. Non sono in vena di giochetti. Dammi il crocifisso. Signorina... Sono un gentiluomo. Sei fortunata. Se no... Ok, ho capito. Ma ricorda, non vorrei farlo. Vediamo che sai fare. Beh, oh, cazzotti di sì.
con una donna. A parte che mi sta prendendo il culo, però. A parte che no. Sono andato piano. Ma ragazzi, se si tira così vince lei. Vieni qui. Ora dammi il manufatto. Sai quanti manufatti ho recuperato negli anni? Dovrai essere un po' più specifica. Cercherò di essere più chiaro. Oh, Dio. Senti, soffro ancora il jet lag. Niente, è impossibile da colpire. Addirittura, Dio, sì. Ne hai abbastanza? O vuoi continuare a fare il tuo? Zisti con l'ironia. No, perché mamma mia, volevo mettere il X. Aspetta, aspetta. È nella tasca dietro. Dove diavolo è? Forse è negli altri pantaloni. Grazie per il tempo sprecato. Ma deve succedere così? O sono morto io? Per l'ennesima volta. No, non sono morto io, molto bene. È nella tasca dietro. Dove diavolo è? Poi a... No. Addio. Vabbè, che culo però qui, eh. Via, via, via. Scappiamo un po', vai. Via, 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 via. Ho appena incontrato la tua amica Nadine Ross, è adorabile. Qui c'è il caos, cercano di tenere la situazione sotto controllo, ma sono tutti impazziti, senza fretta. Ma muoviti, cazzo! Nathan, dove sei? Ottima domanda, tu? Nei pressi della sala da ballo, cerca un cartello rotondo, sulla strada. Cartello rotondo, ok. La buona notizia è che ho una pistola, a dopo. Dove cazzo anda? Mi prova a buttare? Mi prova a buttare. No, inutile, morto. No, un attimo perché non so dove devo andare. Quindi. Okay, sono alla macchina, dove diavolo siete? Forse non devo saltare lì. Ok, ho capito. Dove andare di là? L'ho fatto, dai, eh. Oh 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 oh. Salta un po', vai. Allora. Salta. Girati. Devo andare lì, no? Ok. Da questa parte. Loro non sentono niente, eh. Ora dove devo. Madonna, che palle. Ok, ci siamo. Lassù, sulla segna. Ci voleva, no? Tanto che dà un po' di brio. Ma cane la mira, Sam, la mira. Nathan! Al volo! Aspetta, cosa? Cioè, l'ha presa, ragazzi. Ci siamo. Mi posso lamentare. Non so come raggiungerti da qui. Tu riesci a scendere? Sì, credo di sì. Ok, ci vediamo al galetto. Lo segui per la sala da ballo. Ok, ci vediamo lì. Olè, vai. Le linee, le munizioni, se grazie. Victor, sono bloccato. Qualche idea? La sala da ballo non è isolata. Beh, ora che sanno che siete qui, la non romperà. Ok, Nathan. Ti ho rotto tutto, ti ho rotto. Ma che. Mi spiace. No,
lui mi ha visto, lui mi ha beccato. E vabbè, ti si ammazza. Sono gli azzotti. Io buono, dice il chiedo tira giù. Ormai avevo già premuto la X. Forse tentare il salto si è un po' troppo rischioso. Forse è bello andare di vai e buttarsi ora. Oh sì, ok, è andata. Sono tornato indietro, vero? No, perché questa erba mi infonde. Aiuto, dove va messo ora? Arrivo sempre. Andiamo avanti, vedrai. Speriamo. Un'altra volta giù sono. Devo andare di là, devo andare, vedrai. Accidenti a me. No, di mano, pensavo ci andasse da solo. Invece no. Vabbè, è morto uguale. Attenzione. Cavettino. Guarda lì. E cazzo culo, becca la finestra piena. E va dentro. Ehi, come andiamo? Andiamo, ne ho abbastanza di questa. Ah sì, ne ho preso uno. Anch'io. Cambio di programma. Troppe persone, stanno cercando di andare via. Il vialetto è bloccato. Piano di riserva? Avete presente la fontana fuori dalla sala da ballo? Ci vediamo lì. Ricevuto, andiamo. Che ragazzi, si vede che sto giocando a modalità esploratore, cioè veramente molto facile. Mi becca mai, stanno fermi. Effettivamente gioco così sa un po', perché non c'ha nemmeno quella sorta di adrenalina barra di fiertà che magari, non lo so, ti fa godere più il gioco. Però magari muoio, perché comunque me la sto sciallando, cioè nel senso sto andando veramente sul caso, sparandomi poco. Però nonostante ciò è vero che così è veramente troppo semplice. Vabbè. Però perlomeno evito almeno per quanto riguarda questa serie eventuali rotture di coglioni. Già io che non azzecco le strade, mettici anche un battimenti, insomma, le sparatorie sì. Morto, c'è un altro, qualcuno mi sta sparando, Non so da dove. Si rialzerà. Perché ti spara a luce? Vai giù, ce l'hai, ora muoio. Fatta? Sì. Ok. Spero di non finire all'inferno. Oh, merda. È vuota. È vuota. Cosa?
Dai, il solito coglione. È tuo fratello. Ottimo, teschi e ossa incrociate, promette bene. Lo stemma di Avery. E questo cos'è? Odie mecum eris in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. Sono le parole che Gesù disse a Sant'Isma sulla croce. Esatto. Cosa pensi di quei numeri? Che significano? Sarà un codice. O un telefono. Andiamo. Sono date. Guarda. 1659. È l'anno di nascita di Avery. 1699? Indovino. In quello è morto? Beh, secondo molti sì, ma vuol dire che c'è la data di nascita, di morte e il paradiso. Quindi bisogna cercare la tomba di Avery. Nella cattedrale di Sant'Isma. Un attimo. Rafe non sta setacciando quella zona da una vita? Sì, la cattedrale. Vedi questi simboli? Sì. Si trovano sulle antiche lapidi scozzesi. Ok? Ora, guarda qui. La pianta della zona è piuttosto insolita. Qui c'è la cattedrale. Ma il cimitero si trova qua giù. Rafe sta cercando nel posto sbagliato. Esatto. Ragazzi, si va in Scozia. Ehi, ehi, no, un secondo. Vi rendete conto che Rafe aspetta solo voi? Sì, ma ci penseremo una volta lì. Quel pazzo farà i salti di gioia quando vi vedrà arrivare. Senza contare che ha Nadine e il suo esercito dalla sua. Sì, ma lui non ha questa. Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano. Pensavo lo facessimo per salvare Sam. Infatti, le due cose sono collegate. Ci serve il tesoro per salvare Sam. Ed Elena è d'accordo su tutto? Merda, ragazzi. Non è così semplice. Aspetta, dopo quello che avete passato insieme... Questa volta non capirebbe. Tu la sottovaluti, ragazzo. Non posso correre questo rischio. Nathan ha ragione. Le cose sono cambiate. C'è di mezzo Rafe e... posso cavarmela anche da solo, davvero. Ok, bene. Grazie per i consigli a tutti e due. Scusate. Ehi, sono io, ciao. C'è qualcosa che non va, amico? Senti, io capisco non sia stato facile. Tutti questi anni lontano. E mi spiace per quel che ti è successo. Ma non è colpa sua. Questo non l'ho mai detto. Gli ci è voluto molto tempo per uscire dal giro. Qualcuno l'ha costretto e l'ha scelto lui. Ok, è nato per questo lavoro. Lo credi davvero? Perché sei qui, Victor? Perché qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle. Sì, ci vediamo tra qualche settimana. Sì, certo. Ok, ti amo anch'io. Ciao. Le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto, il che è la verità. Ok? Allora, che ne pensi? A Sam serve il nostro aiuto. Beh, ho sentito che il clima è particolarmente mite in Scozia in questa stagione. Beh, Rafe non bada a spese, vedo. La cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale. Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi. Sally? Sì? Senti, noi qui siamo pronti. Ok, ragazzo. Buona caccia. Sei ancora in tempo per venire? No. Se non c'è un ascensore, credo rinuncerò. D'accordo, ci vediamo dopo. Ehi, Nate. Sì? Vedi di portarmi roba luccicante. Questo è il piano. Forza. Porgiamo omaggio al capitano Avery, ok? E come pensavo, è finito il capitolo e di conseguenza finisce anche l'episodio, cioè chiaramente ne iniziano nuovo, l'ottavo.
Quindi niente, detto questo, come sempre, arriviamo alle conclusioni. Vi saluto e vi invito a rimanere aggiornati sul mio canale per sapere quando uscirà il prossimo episodio, ovvero l'ottavo. Vi ho detto questo, vi saluto definitivamente. Ciao!